Ehi là, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Nello scorso video ho fatto la conoscenza di Viola di Messina dopo aver sconfitto l'arcangelo Baberith e questa Viola di Messina sta cercando il fratello che sembra essere disperso in mare. Ma riposiamoci perché è l'unica maniera che ho per rimasterizzare un mostro, cioè Pombomba. Andiamo. Pombomba ovviamente anche è un attributo diverso, diventa lo stesso Spizzafuoco. Le abilità di sputafuoco degli spizzafuoco sono sviluppate a tal punto che queste creature devono indossare degli occhialoni per proteggersi dal fumo che involontariamente provocano dando fuoco alle cose. Oddio, le statistiche sono un po' quello che sono, PV max 120, attacco a distanza 150, difesa a distanza 140, velocità 120, attacco in mischia e difesa in mischia 100. Ok, avrei anche Sognidor che si è rimasterizzato la scorsa volta, e Ferrichela e Spiroetta da rimasterizzare entrambi. Magari con un upgrade arriviamo a 5. E iniziamo proprio con Ferrichela, che si rimasterizzerà in Aurichela. Ed è devastante. Vediamolo subito. PV max 100. Vabbè, attacco a distanza 100. Difesa a distanza 170. Attacco in mischia 170. Difesa in mischia 100 e velocità 160. Wow. Quando maturano, le Ferrichela attraversano una metamorfosi alchemica in cui le placche di ferro e le decorazioni sui loro corpi si trasformano in una lega d'oro. Queste Aurichela difendono i loro vasti territori in prima linea. Un mostro incredibile. E Spiroetta, che è un po' meh, diventa Maregency. Una metamorfosi profonda può trasformare una Spiroetta in una Maregency. Il corpo della Maregency abbandona del tutto il guscio ed è composto per il 95% da acqua. È in grado di proiettare potenti ondate d'acqua con il suo balletto. Più si allena a danzare, più potenti sono i getti d'acqua. Migliora di molto, PV max 170, attacco a distanza 145, difesa a distanza 100, velocità 170, attacco in mischia 115, difesa in mischia 100. Migliora davvero davvero di tanto e siamo pronti ad andare a sconfiggere un altro arcangelo, perché ovviamente è lì che ci portano sempre le nostre avventure. Arcangeli o Ranger, uno dei due. Oh, allora, già da qui possiamo vedere che c'è qualcosa che non quadra. È questo il luogo? Brother. Fratello mio, se è qui che ti trovi, parlami. Perlustriamo questo posto e poi allontaniamocene. Dicevo, l'acqua qui è bassa, ma attenzione! C'è qualcosa che si è mosso! Due occhi gialli penetranti nell'oscurità. Necrondina. Questo mostro è terribile. Sia a vedersi, sia concettualmente parlando. E insomma, beh, wow. Che facciamo a Necrondina? Ci prendiamo le botte perché menano forte, ok? Sussulta, meno male. Menano forte e sono difficili anche da mandare giù. Cosa migliore da fare che non sto facendo io, e tra l'altro ci usano Flirt, quindi vi lascio immaginare a cosa ha portato questo su internet. La cosa migliore da fare, dicevo, è sconfiggerne una per volta. Ti focalizzi su di una, la mandi al tappeto per forza. Wow, mi hanno davvero dato molto filo da torcere. Che disastro, cominciamo male. Ma è stata solo colpa mia, ho giocato davvero davvero male, ho giocato. Ah, qui bisognerebbe portarci... Beh, un'oscura quiete qui che mi riempie di angoscia, non la senti anche tu? Io so solo che vorrei andarmene veramente da qui. E questo? Ah, ok, c'è proprio qui. Affrettiamoci ad attraversare la nebbia e l'aereo corrotto. Viola, dattina regolata. Allora, sto andando nel mar perduto. Non so dove sono finito. Ah, so chi è quella persona, ma non è il momento di sfidarla. Non è proprio il momento ora. Allora, vediamo un po'. Ma qui ragazzi, boh, ho perso il magnete, non ho idea di dove sia finito. Ho voluto fare una cosa che non mi era mai successa, ho detto proviamoci, è stato un disastro totale. Allora, è tragico che mio adorato fratello debba trovarsi in un luogo simile. Ciao!
Boh. Ehi, l'hai spaventata! Stavamo solo passando un po' di tempo in compagnia, non facciamo cose strane, davvero. Ma non è. Ma cosa? Ma sono ninfomani queste! Che cavoli! Allora, vediamo un po'. Qua sopra ci sono delle terre. Vabbè, quello mo ci attacca pure perché ci vede. Ma perché? Quelle sono troppo strane, mi dispiace. Fratello! Molte lune ho atteso di incontrarti, Viola di Messina. Ho buone nuove da riferirti. Non mi inganni, spirito. Non cascherò nei tuoi tranelli. No, ma le celebrazioni di questa notte non sono neppure iniziate. Vieni, Viola di Messina. All'interno troverai la tua famiglia, poiché io sono il custode di tuo fratello. Ripongo ben poca fiducia nelle parole di questo spirito, ma se conosce Sebastian e il mio nome, forse dice il vero. Io non mi fiderei comunque. Che abbiamo qui? Bordi tagliente. Vabbè, insomma, quasi, quasi. Entriamo comunque in questo relitto. E sentiamo già dei rumori strani. Ma è pieno di iconostacei, attenzione. Allora, entriamo intanto in queste stanze e vediamo che succede. C'è un conostaceo che non ci dà fastidio. Mi sembra che manchi qualcosa, una valvola. Ok, andiamo a prendere questa valvola allora. Dove la troviamo, di grazia? Oh, salve. Oh, mostri che conosciamo. Oh mio Dio, cos'era quella ombra? C'era un'ombra strana. Ah, ok, abbiamo la valvola qui. Vabbè, niente di che, mostri da affrontare che non volevo affrontare. Maniglia della valvola. Oh, ok. Andiamo di qua a metterla, quindi. Mi sa che la stanza di prima non serviva a niente, quella dove c'era il muro che si staccava. Viola, te devi da levare. Ah, fa abbassare il livello dell'acqua, immagino. Il quadro qui c'era un'immagine prima è scomparsa. Ok, vediamo un po' qui. Ah, ho paura. Ah, non è aperto però. Dove sei andato? Dove? Ma che sta a fare là sopra? Oh, che cosa? Come c'è finito là sopra? Ma comunque. Ah, ok, qui ci vuole la maniglia pure. Dovrebbe essere di qua, credo. Ah, ma certo, si è prosciugata l'acqua anche in questa zona allora. Bene, dobbiamo cascare quindi. E a posto. Prendiamo questa. Ed è fatta. Bene, andiamo subito a metterla al suo posto. Che paura! Vuoi danzare, cugina? Ma così? Martedusa. Martedusa non è molto resistente come mostro, ma fa molto male. Anche perché avvelena. E ha multicolpo ora. Tutto a posto? No. No, non è tutto a posto. Tu non sei della mia stirpe, spirito. Ah, c'è anche il legno qua, visto che abbiamo rotto la cassa. E mettiamo anche la manopola. Alright. Vabbè, sì, non serve vedere la scena un'altra volta. Aspetta. Ah, mi sembrava che ci fosse tipo qualcosa qui sotto. Niente allora. Prima di proseguire. Questo non si è aperto. Devo sconfiggere Conostacio forse? Vittoria molto semplice e vediamo un po' se è aperto. Insonnia, buono e cura sonno. Va bene, allora a questo punto c'è una. Ah, perché quello ce n'ho troppi. Vabbè, non serve comunque sia prenderlo. Tanto il sonno capita pochissimo, capita. Questo deve essere il covo dello spirito che mi tiene separato da mio fratello. Credo che sia un arcangelo. Spirito, folletto, demonio che sia. Se desidera parlare con me, io non indietreggerò. Molto coraggiosa, Viola. Ora voglio solo fare una cosa. Entrare per poi andarmene. Davvero, non sto scherzando. L'aria qui mi opprime il petto. Questo posto già ci è addormentato da eoni. Riesco a sentirlo. Andiamo qui. Non sostiamo sulla linea gialla. Mi aspettavo di più. Devo chiedere il silenzio, per favore. Il mondo non è che un palcoscenico e lo spettacolo sta per cominciare. Di che spettacolo vaneggi? Chi sei tu? Oh, non sono che un lieto vagabondo della notte.
Mi chiamano Goblin e Puck. Sono Robin Goodfellow. Io e te, Viola di Messina, condividiamo una lunga storia. Questo spirito, non ne ho mai veduto uno simile, è come se non fosse concepito per essere nel nostro mondo. Il solo guardarlo è un'eresia. Nel relitto della nave ho scoperto questo volume. Curiosa lettura, invero. Vediamo, pagina 645, la dodicesima notte. La commedia di Viola di Messina, naufragata in un paese ignoto. Non capisco. Ah, sì, ed eccomi qui. Pagina 365, sogno di una notte di mezz'estate. Una storia di fate del re Oberon, della regina Titania e del bizzoso spiritello Robin Goodfellow. Mia cara Viola. Tu e io non siamo che invenzione di un drammaturgo mortale, tal William Shakespeare per la precisione. Le nostre storie non sono nostre. Sebastian non è qui, non sarà mai qui. Troverai tuo fratello solo quando la tua storia lo richiederà. Questo Robin Goodfellow dice il vero, Link? Queste storie che gli legge sono celebri nel tuo mondo? Purtroppo Thank sì. you. Grazie. Sai bene che dico il vero. Lascia che questa verità ti travolga, che ti sommerga nei suoi abissi fino a farti mancare il fiato in corpo. I believe. Io credo che la tua verità non cambi niente. Forse è vero che nel mondo di Link io non sono che una storia, ma chi può dire che Link non sia una storia nel mio? Questo futuro che fu scritto per me non è che un pugno di parole su carta. Ebbene, io le sfido! Qual sorpresa! Questa commedia è persino migliore di quanto sperassi. Avanti, ammiriamone l'atto finale! Sogno di una notte di mezz'estate, Arcangelo Robin Goodfellow. E va bene, amico mio. Andiamo con colpo e con dardo ghiacciolo. Oh, ok. Aia. Link. La soverchiante mano del fato vuole scacciarci, eppure. Non è oggi, il giorno in cui periremo. La nostra storia non termina qui. Oh, andiamo con pugnata tossica per Robin Goodfellow! E si avvelena il tato! Prosciugato, wow, devo curarmi allora. Ah, mi dà uno schiaffo, ma al rovescio? Polvere di fata! Trilli! Ok, niente, non è mancato. Non ho cura per l'asciugamento. Andiamo con allora. Ancora con pugnalata tossica? No, getto appiccicoso, voglio fare pugnalata nel buio. Che almeno colpisco sicuro. Se faccio teleavvolgente, certo. Così lo blocco. Vabbè, manda in berserk, non è un problema. Il berserk lo gestisco bene. Oh! Da solo! Ma io ti adoro! Ti adoro proprio! Questo perché l'ho bloccato? Ancora pugnalata nel buio, allora. Dai. Molto bene, ha prosciugato. Ah, ok, finisce. Oddio, che fa rimane? Allora, al turno dopo, probabilmente, no, probabilmente fa il suo attacco migliore, quindi mi devo curare. No, neutralizza, peccato. Vai, curiamoci e vediamo che combina. Orda fatata! Ok. Ah, fila inciampo e passiva. Pugnalata tossica allora. Interessante, eh. Devo ammetterlo. Non mi fa praticamente danno. E è semplice quindi come lotta. Ah, però scherzetto mi dà un status casuale. Ecco cos'era allora. Cura ustione, mi dispiace per te, Robin Goodfellow. E getto appiccicoso anche, così ti rifaccio pugnalata nel buio.
Ok, scherzetto. Oh, Sharpnel. Non è grave. Pugnalato nel buio, ti fa un bel danno. Grande. Agganciato, bene. È perfetto, raga, è perfetto. Confuso no. Confuso no, però. Amico mio, se lo prendiamo è fatta. Bene. Perfetto. E se la ride anche, se la ride. Hai capito? Affila per Aurichella, materiale fuso, upgrade. Ma che bello, ma che bello. Episodio corposo, ma comunque facile la lotta. Ma va bene lo stesso. E un'altra parte della canzone sbloccata. Penso che ora ci siamo. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare. Il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola a occidente sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete. Procedi dunque da lì a meridione, dove le strade si vanno a incontrare. Dove si trovano alberi ed erba, dove sentieri potrai calpestare. Accanto a un edificio c'è un tronco, marca la fine del lungo sentiero. Se vuoi varcare la strada nascosta, salta tre volte con piede leggero. Con questo luogo e con questa azione, ecco che arriverai alla stazione. Ah, c'è un'altra parte del testo della canzone. Sbaglio o ti vedo in difficoltà, Messer Goodfellow? Lascia che ti tenda una mano, ho un nuovo ruolo per te. Dovreste mostrarmi maggiore rispetto. Il vostro mondo ha basato intere leggende su di me. Per vostra fortuna, io sono umile. Che tipo bizzarro che è lui. Wow, bella la fusione, eh? Thank you. Grazie per avermi accompagnato in questo cimento, Link. È mia convinzione che Robin Goodfellow avesse torto. Forse la mia vita è in altri regni, non è che un racconto, no. Ma... non mi importa. Mia è la mano che scriverà il mio futuro. E della mia vicenda sarò io a trovare la conclusione. Ma poiché i nostri cuori si sono legati in battaglia, ora fai parte della mia vicenda anche tu. I nostri cuori, sì, la fusione, ovviamente. E se anche noi ci siamo disgiunti, sento che i fili del fato non sono così facili da districare. Molto bene, lascia che ripaghi il mio debito. Ti aiuterò a trovare ciò che cerchi. Tutti cercano qualcosa. Ok. Sebbene abbiamo sconfitto il potente spirito, Aleph è intervenuto per salvarlo. Non posso fare a meno di notare uno schema ricorrente. Lei non dovrebbe saperlo, in realtà. Di grazia, hai risolto l'enigma di cui parlavi? Quello che descriveva sia un luogo sia un'azione da compiere? Forse dovremmo riprendere le nostre peregrinazioni? Non hai detto di inserire un accadimento a Prato dei Ciliegi? Ah sì, la chiesa. Ho raccolto 7 di 8 parti. Bene, in realtà si possono sfidare tutti gli arcangeli che vogliamo, però 8 parti sono necessarie, a meno che non fai azioni un po' a caso durante l'avventura. Tipo, ce n'è una che richiede di sfrecciare sopra il tetto del centro commerciale. Quindi la fai lì, è risolto. Quindi puoi scoprirlo anche senza raccogliere tutte quante le parti delle canzoni. Ma comunque, risate malvagie, ci sarebbero però altri 2 capitani da affrontare anche. 3 ne mancano. Se me li faccio tutti quanti nel prossimo episodio di 3 capitani, direi di sì, dai. Bene, allora direi che per questo video è tutto, amici. Vi ringrazio ovviamente per averlo seguito nel prossimo video, 3 capitani che rimangono. In descrizione trovate come sempre tutti i link utili per seguirmi dove vi pare, se volete, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!